Siamo a Genova con Lorenzo Orsini. Lorenzo. Stavo a parlarvi di un altro spettacolo che questo si svolge nella sala principale del Teatro della Tosse, ma uno spettacolo che ha aperto, lo vedete, Bent, una rassegna di teatro a tematica omosessuale, voluto dall'Arcigay nella sala della Clac. Qui si parla dell'omocausto, cioè l'olocausto degli ebrei. Il testo è Bent di Martin Sherman, che è la compagnia di Quarrata nel Pistoiese, si chiama Cervelli in Tempesta, ha portato con bravura, è un anno circa che lo porta in giro, racconta la storia di un facoltoso giovane tedesco che all'indomani della presa del potere dei nazisti, insomma, lui vive a Berlino, deve lasciare la storia che ha con questo suo amico compagno ballerino e viene prima perseguitato, poi deportato e alla fine in campo di concentramento troverà un altro omosessuale, però lui si fingerà ebreo perché crede così di essere perseguitato meno dei triangoli rosa, cioè la stella gialla e il triangolo rosa, una pagina di storia forse poco conosciuta o rappresentata, insomma, rispetto all'olocausto, quello maggiore degli ebrei. Comunque il merito a questa compagnia di rappresentarlo in modo anche un po' particolare in questo spazio della Clac, che è un po' club, lo vedete, la gente è seduta ai tavolini e ci sono diversi palcoscenici. Una rassegna che prosegue, c'è uno spettacolo al mese, i prossimi, Metafisica dell'amore il 12 febbraio, Per colpa di Nevio il 26 marzo e Studio per un collettivo di drag king il 16 aprile. Già il titolo, insomma, indica un genere un po' diverso, meno drammatico. Grazie.